Ed eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. È una notte molto particolare, una notte parecchio silenziosa. Sono uscito in terrazzo prima e, freddo a parte, fa ancora un bel po' di freddo. Era tutto immobile, non passava una macchina, non sentivo rumori, sembrava un quadro, il mondo esterno sembrava un quadro stanotte. Diciamo che l'atmosfera quindi è perfetta per delle cose troppo silenziose. Che fatalità, ok? È il titolo del mio libro, che raccoglie oltre 15 anni di poesie, monologhi, spunti, riflessioni. Non nella loro interezza, ma per ogni monologo ho preso una frase chiave, o più frasi chiavi, però delle parole che racchiudessero il tutto. Come l'altra volta, adesso aprirò una pagina a caso, leggerò e farò un tuffo nei ricordi. Come ho già detto l'altra volta, se tuffarsi nei ricordi fosse disciplina olimpica, avrei un bel po' di medaglie d'oro da farvi vedere. Comunque, allora, essere padri, essere figli. Non c'è una scuola che insegna a essere madre o padre, come del resto non ce n'è una che insegna a essere figlia o figlio. Ma la vita prima o poi dà a ognuno un ruolo diverso, che siamo tutti dalla stessa parte. A volte però lo capiamo solo dopo. Perché il problema è sempre quello, il manuale maledetto di istruzione che non ti danno. Arrivi al mondo con una penna e un libro bianco. Se sei riuscito passo dopo passo a scriverci dentro ogni tuo traguardo, è perché nel primo capitolo c'è un disegno di te, mamma, papà e di un cielo aperto. Essere padri, essere figli, sì, mi ricordo quando ho scritto questa cosa, perché non è semplice, non sono padre, ok? Quindi posso solo immaginare cosa vuol dire essere padri. Tutto quello che ne consegue. Penso sia infinita gioia, ma anche un'infinita responsabilità che comporta molte decisioni da prendere, molte scelte da fare, alcune che sono veramente impopolari. E quando ero piccolo, molte scelte non le ho mai capite. Anzi, li disprezzavo proprio. Perché? Perché quando sei giovane non pensi che potresti essere anche tu un padre. Pensi solo, io non ho scelto di venire al mondo, cazzo. Perché mi devo subire tutte queste cose, queste limitazioni, questi rimproveri, queste punizioni e cose del genere. Queste cose non fai fatica a capirle quando hai 15, 20 anni, 10. Dopo però cresci. Bene, male, non importa, cresci semplicemente. Ti rendi conto che la vita, più cresci, meno diventa facile, perché non hai la scialuppa di salvataggio, quella rete che ti protegge se cadi, non ce l'hai più, allora capisci che molte cose che ti erano state dette avevano un senso, ok? E soprattutto capisci una cosa, che quando sei un genitore non smetterai mai di essere una scialuppa di salvataggio o di essere una rete per salvare tuo figlio o tua figlia. E buonanotte.